Ehi, hey, ben trovati da AndreaLink91 e bentornati su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo l'episodio New Hero e finalmente si parte per il mondiale. O meglio, è un torneo più americano che mondiale. Si svolge in America, però è un mondiale. I migliori giocatori del Giappone sono stati scelti, ovviamente ci sono anche io perché, beh, insomma, vuoi mettere che non c'è Link, il più grande giocatore giapponese di tutti i tempi? Puoi non permetterlo? Certo che no. E quindi, ci siamo. Abbiamo Katagiri che sta pensando... No, è la voce narrante che pensa. Unemasa Katagiri sfruttò l'occasione per visitare Amburgo in Germania, dove ovviamente si sta allenando anche Genzo. La nazionale giovanile giapponese avrà bisogno di lui. Di Genzo Wakabayashi. Ah, allora non abbiamo il famosissimo Wakashimazu? Peccato... Oh yeah! Guardalo come ferma quei palloni a mani nude. Che ci fa coi guanti? Lui è forte così. Se si mette i guanti. È 50 parate consecutive. Proprio in scioltezza le facciamo. Niente male, Wakabayashi. Ci conosciamo? Mi chiamo Katagiri, rappresento l'associazione calcistica giapponese. Sono qui per parlare con il tuo club e negoziare la tua presenza come rappresentante del Giappone. Ha detto che si chiama Katagiri? Il signor Mikami mi aveva già parlato di questo. Sono passati 3 anni da quando sei venuto in Germania dopo le elementari. Qui ad Amburgo la tua crescita è stata esponenziale. E ovviamente la lingua non è stato neanche un minimo problema. Il Giappone ha bisogno di te. Ci servono le tue capacità e l'esperienza che hai maturato contro le migliori squadre internazionali. Ah, va bene. Ah, ma abbiamo anche... Oddio, com'è che si chiamava questo? C'è un nome bello. Tu... Ah, Schneider. Karl-Heinz Schneider. Non avevi lasciato la squadra, Schneider? Cosa vuoi? Non sono qui come membro della squadra, ma come rappresentante della Germania. Ora che ho avuto la possibilità di migliorarmi al ritiro, ho pensato di venire qui a provare le mie nuove capacità. Il nostro solito uno contro uno fuori dall'area di rigore. Per me va bene. Fatti sotto quando vuoi. Arrivo, Wakabayashi. Ti aspetto, Schneider. Ovviamente segna. Beh, certo. Beh, questa volta hai vinto tu. Devi averci lavorato veramente tanto. Non posso abbattere la fiacca se avrò gli occhi del mondo puntati addosso. Ma devo fargli la voce... Devo fargli l'accento tedesco? No, dai. Troppo cringe. Ti aspetterò sul tetto del mondo, Wakabayashi. Va bene, io arrivo. Ecco il giovane imperatore della Germania. Ognuno ha il suo imperatore, la Germania ha questo. Vi ricordo che se voi scorrete con il video trovate i timestamp per passare direttamente alla partita nel caso non vogliate seguire il dialogo. Voglio aiutare il Giappone ad arrivare sulla vetta del mondo. Tutti quanti che vogliono arrivare sulla vetta del mondo. Anch'io. Ci serve lui. Spero solo che sia ancora possibile. Ma chi lui? Ok, il torneo che si svolgerà in America, Tsubasa Ozora, la Toho, le vincitrici, ora sono in viaggio. Sì. Non ci interessa perché lo sappiamo che sono tutti quanti in viaggio. E siamo arrivati in America. Abbassa la voce, ci stai mettendo in imbarazzo. Sì, infatti i giapponesi in videogiochi, anime e manga sono... super esuberanti, quando in realtà sono molto riservati. Preparatevi perché questo viaggio non sarà facile. Sì, dobbiamo prepararci perché le squadre che affronteremo saranno sensibilmente più forti di quelle affrontate finora. Ma il rovescio della medaglia è che diventeremo più forti anche noi. E la medaglia però può anche cadere di lato quando la lanci in aria. E se cade di lato vuol dire che prendiamo pochissimi punti e non è che aumentiamo molto di livello. Comunque sia, abbiamo un hotel che fa spavento per quanto è bello. E il tizio che lo ha deve avere parecchi soldi, signor Cardinal. Anche lo stadio. Ah, tutto quanto. Star Crown Stadium, SCS. Oh, that's a baseball reference. Il calcio americano, cioè il calcio mondiale. Ah, il signor Cardinal ha investito nel calcio a livello mondiale.
È bravo, questo qui è Rockefeller di Captain Tsubasa. E abbiamo ricevuto dei traduttori tascabili di auricolari senza fili. Beh sì, in effetti esistono queste cose, però istantaneamente traducono. Insomma, ci vuole... c'è qualche secondo di delay, tipo 3 o 4, ma insomma, ci siamo, dai. Qui ovviamente velocizziamo i tempi perché beh...開幕が近づくジュニアユースワールド ドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君。ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着したもようです。キャプテンはブライアン・クライフォード君。彼のプレーもまた 今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテン、ジノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。 Ma Gino Hernandez cosa che è l'Italia? Cosa Hernandez? Ma che è? Ma scherziamo? Ma ora vediamo chi sarà la nostra prima avversaria. Sarà l'America. Sono anche tra i favoriti oltre ad essere giocatori in casa. Si allenano sin da quando erano piccoli. Grazie ai loro muscoli d'acciaio riescono a travolgere gli avversari con la loro forza bruta. State attenti. Ecco la formazione: Yuga, Masao e Nitta attacco. Mi piace Nitta. Centrocampo: Tsubasa, Matsuyama e Kazuo. Buono. Difesa: Soda, Jito, Takasugi e Ishizaki. Wakashimazu starà in porta. Chi non è tra i titolari si tenga pronto. Ok, la nazionale giovanile giapponese sta per affrontare i primi avversari stranieri. Giappone vs. America. Ma perché cammina con le braccia così? Non ci... cioè, troppi muscoli che gli sono rimaste rigide. Dobbiamo affrontare questi più belli. Ripetilo se hai il coraggio. Beh, non importa. Già si tira indietro. Per favore. Ecco il fischio d'inizio. Alrighty. Wow, il capitano Tsubasa inizia alla grande scattando avanti con il suo famoso dribbling. Non credere di riuscire a superarmi. Fatti sotto. Nani? Che agilità, Tsubasa incanta Blake con una finta perfetta. Qualcuno lo fermi. Hyuga. Ci sono, Tsubasa! Tsubasa e Yuga mostrano un 1-2 perfetto! Il Dream Team delle medie riesce a oltrepassare la difesa americana! Tsubasa si prepara subito a tirare! È piuttosto lontano dall'area di rigore, ma sappiamo che può essere una minaccia anche dalla grande distanza! Drive shoot! Vediamolo! Se riesce a farlo! Sembra che il Giappone andrà subito in... Questo è Terry Archibald reskinnato. Ma cosa? Quello sarebbe un tiro guidato. Non farmi ridere. Sei tutto fumo e niente arrosto. Quello per me era poco più di un passaggio. L'ha bloccato senza difficoltà. Avanti, so che puoi fare di meglio. Si sta facendo beffe dei giocatori giapponesi? Sì. Hyuga recupera il pallone. Beccatevi questo, americani! Eccolo! Taiga Drive! E questa volta il Giappone non andrà in porta.
Nani? Nani indeed, Nani indeed. Ti chiamano tigre? Questo traduttore automatico deve essere difettoso. È ovvio che si sta prendendo gioco degli avversari. Ancora? Ma si scaricherà prima o poi a forza di fargli i tiri? Un'altra parata comoda di Aswan. O come si legge, non so. Il tiro del rasoio, niente. Il tiro dell'aquila, niente. Falcone di Nitta, niente. E persino l'uragano Skylab. Stiamo scherzando davvero? Oh, che fortuna! Cosa? Ah, perché pensava che era un numero da circo. Ehi, Aswan. Quanto tempo vuoi perdere ancora? Rilassati. Vieni, eccoti la palla. Cioè, noi l'abbiamo superato facile prima questo, eh. L'America parte a contrattacco. Ishizaki, Ishizaki! Ok, per fortuna non gli ho fatto troppo male. Ah, ma veramente si era solo scansato. No, viene spazzato. Dai! Oh mio Dio. Wakashimazu. No. Tocca fare due gol per vincere. Che potenza, sì. Quello era il mio personalissimo break shot. Bel tiro, pessimo nome. Io dice anche suo portiere. In effetti sì, che il nome è Blake Shoot. No? Ma cos'è? Ma si gioca? Si gioca? Tsubasa, alla palla. E così la vostra arma segreta è questo Tsubasa? Bloccatelo ragazzi, ma bloccalo tu! Stai a centrocampo, ti passerà davanti prima o poi, no? La squadra americana va alla carica contro Tsubasa e ci credo. Pensa di rallentarmi così? Allora vi faccio vedere io. Tsubasa non si arrende e riesce a scartare difensori americani! Americani! 5 difensori, è la peppa. E giocano 5-3-2? Ecco il prodigio del calcio giapponese, Tsubasa Ozora! O 5-4-1. Il che sarebbe una buona strategia con due centrocampisti che avanzano. Ma riuscirà altro e passare anche il sesto? Ma questo stava in difesa, ma cosa? Ha letto la finta e ha fatto un'entrata per... Che cosa? Ma ancora doveva arrivare? Vabbè. Ecco mo, la spalla e la coscia e la gamba se le risente tutte. Sebbene è la gamba, ti pareva. Il vecchio infortunio è tornato a farsi sentire? Che state facendo? Volete ferirlo intenzionalmente? Che c'è? Piccoletto non è abituato a giocare sul serio? Il calcio è una guerra. Allora aspetta che vado a prendere il mitra. Tsubasa, apprezzo la tua determinazione, ma questo è solo un amichevole. Non possiamo correre rischi. Devi andare dal medico. Ah, è l'amichevole, quindi la perdiamo. Va bene, ho capito. È intenzionale che la perdiamo. La partita finisce qui. L'incontro preparatorio fra Giappone e America si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 3-0. È stata una perdita di tempo. Perché abbiamo accettato di giocare? Immagino sarà servito solo per i dati. È una cosa che fanno... Ma chi lo fa? Chi lo fa? Lo fanno spesso, ma chi? E se nascondessero la loro vera forza, se noi stessimo nascondendo il nostro valore? Avrete dati sbagliati allora. Che dati pensano di ottenere da delle schiappe simili? Lascia perdere, siamo in gironi diversi. E poi credo che quei poveretti non riusciranno a superare neanche i preliminari. Oggi video un po' più lungo ragazzi, perché il prossimo incontro è la Germania. Secondo incontro amichevole. Ah, quindi ce ne saranno diversi allora. Ci saranno tipo 3-4 incontri amichevoli e poi boom, sfondiamo il mondiale. Va bene, va bene. Tsubasa ovviamente non giocherà perché è infortunato. Quello Schneider sarà anche la punta più forte d'Europa. Ma io sono il cannoniere della nazionale giovanile giapponese. E Yuka gioca anche come capitano. Hein, occupati del centrocampo. Oh, ma questo è il ragazzo che ha parlato con Tsubasa. Cornelius Hein. Guarda che sembra uno dei Tokyo Hotel, però con i capelli più corti e di colore diverso. Nessun problema, potrei dribblarli tutti anche con una gamba sola. È
provate. Hai detto qualcosa, Chester? Dovresti avere più rispetto dopo l'ultima batosta che ti ho rifilato. Cosa? Piantatela voi due. Ma che faccia ha quello, poverino? Questo è un personaggio di JoJo. La verità brucia, eh? Ti ho sentito, Hein. Dimenticavo che è l'orecchio lungo. Che battutone. Mancano pochi secondi all'inizio della seconda amichevole pre-torneo. E il Giappone dovrà vedersela con la Germania. Dopo la batosta che ci ha rifilato. Ma scusami, si gioca? Oggi non si gioca, raga. Niente, Yuga parte con il suo straight line dribble e si infila fra le nemiche. Levati di mezzo! Yeah! Manfred Margus, Cornelius Hein. A quanto pare abbiamo a che fare con un duro. J'arrive, Jacques Cousteau. Yuga sfonda la difesa di Hein! Ci sta uno che si chiama Beckenbauer, deve esserci. Pensavi di farcela? Nani? Mi correggo! Con un fulmineo gioco di gambe, Hein è riuscito a sottrarre la palla a Yuga! Presa! E ora fatevi sotto! Vediamo un po' che combina Hein, se farà gol. Mister, chi è quello? È Cornelius Hein. Gioca nelle giovanili del Dresda, in Germania orientale. Quella peggiore! È una cazzo di battuta! Ha battuto Wakabayashi? Già, non mi aspettavo di rivederlo in campo così presto. In quell'incontro si infortunò gravemente in un contrasto con Schneider. Ma dato che ha recuperato, ora il centrocampo della Germania è più forte che mai. Non vinceremo. Vai, vai, vai. Schneider! No! Fa un passaggio filtrante e raggiunge i piedi di Schneider. E ora tira? Oh no. Wakashimazu! Wakashimazu! E Schneider fa gol. Ormai mancano pochi minuti alla fine della prima metà di gioco. E il Giappone conduce su... la Germania conduce su 3-0? Ragazzi, ma sul serio? Niente, ragazzi. Abbiamo provato a fare gol, ma nulla. Va a finire? Sì, vabbè, che cos'era? Niente, i tedeschi continuano a spingere, vogliono proprio vincere a tutti i costi. Va bene che il Monaco ha fatto paura nelle ultime partite, ma ehi. E finisce il primo tempo. Il giovane imperatore. Però ha i capelli un po' simili a Nosaka. Dai, ci sta, Nosaka pre-intervento, certo. Anche se poi in realtà si è operato di tumore al cervello, ma non è cambiata la pettinatura. In Giappone sono talmente bravi che non li tagliano i capelli. Ti aprono il cranio, te lo svitano e ti levano il tumore e poi te lo riavvitano con tutti quanti i capelli precisi. Bravo. E riprende anche il secondo tempo. Niente, raga, America ci ha rotto il culetto. Germania ce l'ha allargato. Ragazzi, Germania 6-0 contro l'America pure. Ma la Germania neanche ci fa tirare. Siamo fritti, appunto. E pensare che ce l'abbiamo messa tutta. È finita. Abbiamo perso. Niente, raga. Purtroppo non è così. Non è così, raga. Mister, mi faccia entrare. Se continua così, la squadra è spacciata. Ma è solo un amichevole. Mo entra Tsubasa, fa 2-3 giochetti e fa gol. Tu sta a vedere. Ah, mi mettono in campo? Ok. Gioco anch'io. Sì, però, ragazzi, 6-0 non possiamo recuperare. Ok, va bene.
conta su di me. Poi magari ne faccio un po' tutte quante le palle. Però va bene, proviamoci. Il Giappone effettua un cambio. Esce Sawada ed entra Tsubasa. E a quanto pare non è solo. Assieme a lui fa il suo ingresso in campo Link. Yeah! Fatto, fatto. Ah, possiamo provare a fare un gol. Bello affare. Ah, basta che faccio B per grande successo? Ma non è facile. Ah. Ok. Dove sono io? Scusami. Ma ci sono io in campo? Ah sì, eccomi, bene. Ok, sembrano facili da superare. Ok, non è facile. Non è facile. No, invece sì. Ah, ma cosa? Sì. Ma vai, tiro guidato. Da fuori area, molto fuori area. Oh! Cosa? Così non posso recuperare 6 gol però. Non posso, no, recuperare 6 gol, è impossibile. Oppure davvero? Cosa? Ma quando l'ho presa? Come l'ho intercettata? Che cacchio succede? Sì. Ma che cosa era quello? Ma per favore, qualcuno. Vabbè. Va bene, ragazzi. Sì, però. Ragazzi, un corno. Sì, vabbè. Ah, vabbè, è impossibile così, però. Anche se non penso che sia un problema, visto che è un amichevole. Ma perché? Perché disattivi il tiro? Chi te l'ha detto? Che palle. Vabbè, però, ragazzi, questi non si fanno ruba palla neanche per sbaglio, No, è impossibile. Quello non so come ho fatto a segnare prima. Per sbaglio proprio. Non ce l'ho il tiro, no, niente da fare. Non penso che faccia gol. Infatti. No, vabbè, è impossibile. Non mi dà neanche il tempo. No, non mi dà il tempo di far niente. È impossibile. No, recuperare 6 gol credo sia impossibile. E infatti già siamo al recupero, guarda. Vabbè. Questa era ovvio che la perdessimo. Non è possibile vincerla. Devo rifarla? Ah no. Bella valutazione incontro. B per successo, ma mi sa che C era per superarla. Ah, valutazione giocatore A? Non so come. Valutazione incontro B. E beh.
Ragazzi, è stata una disfatta totale, però un minimo. Anche perché l'unica volta che ho tirato con Tsubasa era talmente libero che ho potuto fare il tiro, ma le altre due volte niente. Yuga veniva falciato, Tsubasa falciato, Sano falciato, quell'altro pure, ha detto oh, ambo al diavolo. Non si può fare. Questo è il livello che dobbiamo superare, sì Tsubasa, però non ce la facciamo. Se il gioco ti impone una squadra troppo forte perché è scriptata. Deve esserci un modo, quale? Continuare a perdere. Il tiro di Schneider è quello il genere di tiro che serve per diventare il miglior realizzatore d'Europa. Wakashimazu, cosa ha detto il dottore del tuo polso? Ossa e i legamenti sono a posto. Beh grazie, se le ossa non erano a posto mi sa che urlavi dal dolore, eh. No, lo dico giusto così, eh. È solo un po' gonfio. Una volta passato sarà come nuovo. Benissimo. Senti, devo farti una domanda. Il mio tiro della tigre o il tiro di Schneider? Quale dei due era il migliore? Ma non c'è neanche bisogno di chiederlo. Se il tuo lo para e il suo no, qual è il migliore? Ehi, che ne pensi del numero 10 del Giappone? Era Hain, però io ho letto Hei. È più bravo di quanto credessi. Potrebbe cavarsela bene nella nostra squadra. Ma di poco. La sua tecnica è incredibile e ha una voglia di vincere incredibile. Wakabayashi non esagerava. Però deve esserci dell'altro. Beh, lo scopriremo. A proposito di Schneider, tu che dici dell'altro giocatore entrato nel secondo tempo? Io! Ero io! Non ha fatto niente di straordinario, non ha fatto nulla. Arega Karl Heinz Schneider. Dias! Pascal! Dodatta, Doitzwa! Ma, mirebeki play o striazwa, nanninka itakana. Demo oretaci hodosanaisa. Tonaruto, yappari oretaci no rival wa. ブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あ、あの、お?そんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あ、よっと。あれ、お前も今度の大会に出る選手?あ、はい。 じゃあ、試合で会った時は楽しもうぜ。じゃな。いいな。僕にもあんなことができたらな。Bene, questo video termina qui. Non è successo molto. Però condensando riusciremo a vedere le parti salienti. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!